Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself. Sant'Antonio è il santo ritenuto il più popolare proprio perché la devozione verso di lui ha pervaso un po' con la religiosità della nostra gente. Ad Altavilla Silentina credo la devozione si sia fermata con l'istituzione del convento francescano che nel 400 ha attribuito le origini a San Bernardino da Siena. Cioè da ritenere che i frati, essendo già due secoli e più morto Sant'Antonio, i frati ne proposero alla gente la devozione e il culto. Quindi l'origine della devozione popolare a Sant'Antonio nel nostro paese è data dall'istituzione del convento francescano. Questo è il mio quarto anno che sto qui ad Altavilla Silentina, ma è la mia prima festa come rettore di questo convento tenuto dai padri vocazionisti. Ed è sempre un momento di gioia, un momento di festa proprio, perché Sant'Antonio vede uniti tutti quanti insieme. È il santo che unisce, è il santo che va al di là di ogni divisione territoriale, di borgata, ma è il santo della gente, è il santo per la gente. E noi siamo qui proprio come padri vocazionisti ad essere questi mediatori tra il popolo e il santo, a far sì che davvero questa festa diventi un momento di aggregazione, un momento di unione per tutta la nostra città di Altavilla Silentina. Quindi per me è una grande gioia, ma anche un grande onore essere qui come responsabile e insieme anche al Comitato Festa stiamo facendo di tutto perché questa festa sia una festa per il paese e del paese. La mia devozione a Sant'Antonio nasce diciamo, innanzitutto per circostanze familiari, perché fin da bambino vedevo i miei familiari, tutti i miei familiari diciamo, sentire con molta fede questa devozione, ma in particolare per una vicenda personale che ho visto da bambino, ovvero prima praticamente di un'operazione al cuore che ho avuto all'incirca l'età di 11 anni. Al momento dell'anestesia, insomma, quando io ero sotto anestesia, praticamente sognai il santo che mi venne
venne in sogno proprio in questo convento, diciamo, mi offriva un pallone dicendomi di giocare a calcio e di stare tranquillo, perché tutti i miei genitori erano, mi aspettavano fuori e dovevo stare tranquillo. Infatti ancora adesso ho i brividi nel raccontare questa esperienza, diciamo, e la mia devozione particolare nasce proprio da questo evento particolare. Crescendo, diciamo, ho realizzato un poco, diciamo, questo sogno, la particolare devozione che hanno i miei genitori e i miei familiari per questo santo, legata anche a mio padre, insomma, che vedevo sempre commosso in presenza del santo, mio zio, insomma, che iniziò proprio il voto di portare il santo proprio, diciamo, il giorno della mia operazione, da lì lo porto ancora adesso, e quindi, insomma, ho visto sempre persone che si sono legate a questa processione per un mio evento particolare, che poi però trascende, perché entra, insomma, nei loro cuori e trascende tutti gli affetti familiari, voglio dire, e non anche quelli della comunità. Quest'anno per me è un anno speciale, perché raggiungo il 20° anno che affronto questa giornata con molta passione, con entusiasmo, con devozione a questo santo, visto che io abito pure nei pressi di questa chiesa, e quindi io inizio questo mio cammino portando proprio il santo da casa mia e in tutte le zone, le vie del paese, in tutte le case del paese, e poi ritorno insieme al santo alla fine della processione. Un momento emozionante, aggregante, un momento davvero unico, speciale, e spero che tutti quanti possano rivivere con grande entusiasmo, con grande devozione a questo santo, e proprio la processione, che è un momento di non solo di preghiera, ma anche di fratellanza, di comunione, di stare insieme con tutti quanti i devoti e i fedeli a questo santo. Sono circa 32 anni, da piccolo, che faccio questo pellegrinaggio tutti gli anni, come lo faccio al santuario della Madonna del Sacromonte, e accompagniamo questo pellegrinaggio con i canti tradizionali di Altavilla, che sono stati imparati dalle nostre nonne, dalle persone più anziane di noi, e siamo in pochi a conoscerle. La festa dell'anno 40 era tutta in Altavilla, e la festa era una grandissima festa. Noi, quando eravamo piccoli, le nostre madri ne accoglievano tutti i bambini di vicinato, che veniva da altri posti del paese, ci riunivamo e tutti scalzi andavamo a fare la processione al convento.